La vita è al 90% manutenzione. Eh sì, occuparsi di sé, delle persone che si amano, del mondo. Fare politica per le donne che hanno scelto di dirsi femministe è stato un manutenzione. Perché prima, durante e dopo la rivoluzione è necessario rassettare per creare agio, spazio e benessere. Così nella manutenzione c'è anche l'ascolto. Beh, allora vediamo. Uomini, come va?
sessualità? È la forma di piacere più importante per un maschio. Sport, musica, scrittura, pittura sono dei sublimi surrogati, ma sempre i surrogati restano. Per me è una di quelle pietre angolari nella teoria della quasi inesistenza del libero arbitrio degli uomini. La sessualità è, in particolare, la lampante dimostrazione di quanto poco realmente liberi siamo. Pensate al sorriso seducente di una bella ragazza che riesce ad ottenere dagli uomini ciò che vuole, sul posto di lavoro e non solo. La sessualità è un po' la libertà e un po' la voglia di vivere, accompagnata a qualche trasgressione e qualche delusione. È una parte del corpo, della mente, della vita. Dovrebbe essere un gioco, un corteggiamento continuo, uno sfogo, libertà. Troppo spesso è timidezza, insicurezza, problema, tabù. Il sesso mi mette allegria. Per intenderci, per me è più rotolarsi nell'erba in un pomeriggio estivo di sole, all'aperto con una donna felice di essere lì, con grandi sorrisi e magari risate complici tra noi, piuttosto che ansimare in modo drammatico nel silenzio di una stanza cosparsa di candele e fumi di incenso, con espressioni intense e quasi sofferenti sul volto. Per carità, nessun giudizio di merito, è una semplice questione di gusti personali. Grazie a Dio, mi ritengo fortunato ad avere una moglie che mi accende spesso in ogni momento della giornata. Forse davvero farei una volta al giorno, ma purtroppo non è possibile. Per i vari problemi quotidiani, oltre che alla costanza e presenza in casa dei figli, gli uomini non parlano di sesso, o almeno se ne parlano, lo fanno in modo sbagliato. La ragione è semplice per me, è che hanno paura del confronto. Posso sbagliarmi, ma il confronto nel caso dell'uomo è evidente. Il pene è diverso da uomo a uomo. Non so se qui nasce la paura di parlare di sesso per gli uomini, però c'è una componente legata all'esteriorità del proprio sesso. Non lo so proprio, non ci ho mai pensato. Non ho una definizione da dare. Mi viene solo in mente che c'è l'uomo e c'è la donna, per fortuna. Che siamo diversi e che il mondo femminile mi affascina. Dunque, domanda difficile. Per molti anni è stato un desiderio frustrato, ma non credo di essere brutto, e neanche fisicamente, insomma, nel senso dell'altezza, del fisico, nell'ambito genitale, ad esempio, della media nazionale. Semplicemente sono sempre stato timido, impacciato. Boh, le ragazze mi hanno sempre visto molto più come un amico, e difatti le amiche erano moltissime. Quindi, per molto tempo, e in parte ancora oggi, ho vissuto la sessualità come qualcosa che desideravo ardentemente, ma che temevo di non essere capace di gestire. Sono anni che non frequento quasi più nessuno. Mi masturbo poco. Non ho particolari appetiti sessuali. Non mi metto neanche a fissare donne per strada, mi mette a disagio. Non ho questa gran voglia di far sesso. Non lo cerco. Non faccio in modo di creare occasione. Fondamentalmente non mi interessa. Saranno morti gli uomini. Vedo la sessualità come l'alimentazione o lo sport, un'attività importante per la conservazione della specie, utile per stancarsi e rilassarsi, per ottenere gratificazione e per conoscere in modo differente il proprio essere. A differenza di altre attività, come appunto l'alimentazione o lo sport, la sessualità permette di spostare l'attenzione dal sé al partner e si impara a essere causa della soddisfazione altrui. La sessualità è il match point del darwinismo, è la consapevolezza che il desiderio è in qualche modo inconsapevole e che, dopo tutto, il desiderio è il più straordinario generatore di meraviglie e di disastri di qualsiasi cosmogonia. La sessualità è un dono grande che Dio ci ha dato ed è il mezzo con cui un uomo e una donna all'interno del vincolo del matrimonio raggiungono l'apice dell'amore creando la vita. Altri significati per me sono pura patologia egocentrista, edonista, egoista moderna. A volte mi accorgo di vivere in un mondo in cui sembra che il sesso
sia la cosa più importante che ci sia. È come avere l'impressione che il sesso sia ovunque, è in rete, in TV, in discoteca, per le strade e nei cartelloni pubblicitari. E poi devi essere un vero maschione, super dotato, super palestrato, sempre brillante, sempre al 100%. E devi aver fatto sesso con molte donne, perché altrimenti non vale una mazza. Forse sto divagando. Però il messaggio che mi piacerebbe passare è che il mio desiderio è calato vertiginosamente quando ho avuto la percezione che per essere normale dovessi diventare un superman. E non c'è più di gira che beccia è una fatica da me. Se sta a maneggiare, ne è piacere che ne compre. E a dirla tutta, proprio, ne asci in poco bagni e scuri. C'era qualcuno che diceva, il sesso è fatto corso, la posizione è scomoda, il piacere è transitorio ed è pure un po' pubblico al piacere. Ci dice di lasciar fare tutto a lui.
Noi dovevamo scegliere solo tra il coperto e senza coperto. I miei colleghi scelgono il coperto, chiaramente ridendo, ammiccando, ma veramente senza senso, con delle risate fuori luogo. Io cominciavo a sentirmi un po' a disagio, senza capire perché. Comunque, prendendo l'aperitivo, dopo quattro chiacchiere, arrivò un cameriere con un carrello, con delle portate fredde. E improvvisamente si materializzò alle mie spalle una ragazza con un accappatoio e con un bel sorriso prestampato sul viso. La ragazza fa cadere l'accappatoio, rimane completamente nuda e si stende sul tavolo. Il cameriere comincia a disporre tutte le portate sul corpo della ragazza con una quasi pretesa artistica, mettendo il pianto forte proprio vicino, vicinissimo al pube. La ragazza ha lo sguardo fisso al soffitto e i miei colleghi cominciano a sterilizzarsi, toccando sudoratamente. Bene, io non sono riuscito a mangiare niente. Mi sentivo umiliato, mortificato, avvilito, pensando a quella ragazza che cosa poteva immaginare di noi, pensare di noi. E comunque non riuscii ad andarmene via. Prima della fine, costrinsi me stesso a rimanere proprio lì, fino a quando la ragazza si alzò, si rimise l'accappatoio e ci lasciò lì, come le merde che eravamo. Ecco, la pornografia non era quella ragazza stesa sul tavolo, con lo sguardo fisso al soffitto. La pornografia eravamo noi che facevamo schifo. Quella ragazza non aveva perso neanche un minuto la sua dignità. Noi avevamo perso la nostra dignità. Che cos'è per te la sessualità? È il completamento dell'amore. Corteggiare, sedurre ed essere sedotti, godere, amare, la primavera. Comunicare, far star bene la compagna. Qualcosa di connaturato, fa parte di me, diciamo da sempre. Una parte interessante della vita e del rapporto di coppia. Una componente fondamentale della vita, essenziale di un rapporto di coppia. Può anche essere uno degli aspetti più belli dell'essere umano. Le esperienze sessuali appaganti possono essere formidabili. Un'espressione di gioia di vivere, salute e armonia. Non solo è necessariamente legata all'amore, ma certamente non conciliabile col disprezzo e la sfiducia reciproci. Se sei un uomo medio italiano, la sessualità è penetrazione. Un cazzo duro da infilare da qualche parte. Per me è un istinto. Uno straordinario modo di incontrarsi. Sensazioni e suono. Una questione di testa,
un modo di esprimermi. La sessualità è amore, è l'equilibrio tra l'abbraccio affettuoso della nostra infanzia e la nostra biologica animalità. Nell'adolescenza paura, bollori, eccitazione, timidezza, sostanzialmente ignoranza. Un grande piacere. La cosa che mi ha fatto venire al mondo e che dà energia alla vita, una parte importante di ogni essere umano, che sarebbe bene conoscere meglio. Progettualità. Strati profondi. Uomini che violentano le donne. Penso che chi ha un complesso di inferiorità usi l'unico modo che conosce per sentirsi padrone. Mi vergogno per i violentatori. Penso che i violentatori non sappiano amare, non amare la violentata, ma amare tu cui. Penso che i violentatori non sappiano cosa sia la sessualità. Rabbia, repulsione, odio. Li considero degli esseri piuttosto patetici e animalisti. Disgusto, schifo, le stesse emozioni che danno una bomba in un mercato a Baghdad, l'ennesima legge truffa di questo o quel politico. Incredulità, ma anche una più forte consapevolezza del mio rispetto per le donne. Provo compassione per l'uomo che ha un evidente bisogno d'amore e nessuna consapevolezza di ciò, e per la donna perché è vittima di un'aggressione che le cambierà la vita. Ogni stupratore dovrebbe avere un pratico spazio in piazzale Loreto. La corda è in maggio. Pena per un uomo che si riduce a comportarsi in questo modo. Grandissima rabbia per la donna che subisce la violenza. Dolore, più di quanto ne provino certe femministe che intendono sfruttare politicamente ogni episodio. Una grande tristezza. Chi glielo fa fare di fare tanta fatica? Non so, un senso di squallore. Fallimento per l'umanità intera. Lo stupro è un vicolo cieco. Gli stupratori sono persone squilibrate e malate, deboli e del tutto prive di autostima, come tutte le persone violente del resto. Delusione, la stessa che provo quando leggo che l'ambiente muore, che l'ennesimo politico si è attascato alla mazzetta, che si scende in piazza solo per festeggiare gli studenti. Quella sensazione lì. Infinito dolore e tanto si può provare. Mi vergogno di appartenere al genere maschile. Mi vergogno di appartenere al genere maschile. Anche io mi vergogno di appartenere al genere maschile. Thank you.
Nessun complimento ha mai copiato di ego maschile quando quella volta un ex ha detto abbracciandomi: quando sono con te ho l'impressione che non mi possa cadere nulla di male. Oh, si vede, ragazzi, si vede. Ecco, fa sentire alla tua donna la forza che hai detto, secondo me questo è essere sì, sì, però secondo me anche essere protettivi, sicuri, decisi, capaci, audaci, coinvolgenti, anche lui di qualche cosa, perfino figli di una donna. Dovevamo portare una tanto, che vuol dire? Anche te, pericolosi, attenti, complici, buoni. Del sesso, ma non solo. Se avesse un senso solo per me, sarebbe affrontare la vita senza lasciarmi a parte. La virilità, che una volta secondo me era una prerogativa degli uomini, adesso è diventato quasi un fattore importante, abbastanza diffuso per donne. Nient'altro che forza e autoaffermazione, convinzione di se stesso. Essere virile, una cosa società significa essere forti, dominanti, mostrare la propria superiorità con gli altri, avere già soldi e avere la necessità di prendersi cura della propria compagna. Parolosa. La domanda che pongo a tutti noi è: ma queste tantità dovrebbero essere così importanti per noi? E la risposta è sempre la solita, ragazzi. È maschilismo questo, ragazzi. Perché, è una domanda, una donna dovrebbe avere bisogno di qualcuno che si prende cura di lei? Ma per definire la mia sessualità, io uso spesso queste parole. Sono una lesbica e un corpo di uomo. Vediamo. Una cosa. Nel senso che non posso e non voglio nascondere il mio lato femminile, del mio carattere, mi piace, ma non posso nemmeno nascondere il fatto che quando sto con una donna la mia testa parte con la tangente. Sento proprio una cosa irresistibile qua dentro che mi porta in atto, contatto con Dio. Dico spesso che se fossi gay sarebbe tutto più semplice. Provo che il frutto della verità sia una grandissima, enorme cazza. Bravo, bravo. Quello è importante. La sessualità è una di queste basi. Solo che per molti uomini essere virile è sostanzialmente solo avere un corpo enorme, usarlo con uno statuto, con la convinzione e l'illusione che alle donne sia quello che si aspettano di voi. Io, devo dire nella mia esperienza, poca. Non ho mai trovato, anzi qualcuno l'ha trovato, ma credo che lo facesse, lo dicesse solamente per compiacermi, per fare contento l'uomo. In realtà, l'organo sessuale importante, l'unico è il cervello. Quello che si usa in quei momenti lì è solo, come si dice oggi, una periferia. Va bene ragazzi, in conclusione, essere virili vuol dire essere uomo, essere maschi è solo vanità.
Sono cresciuto in un piccolo paese del centro-sud. Credo che le uniche persone non maschiliste che abbia mai conosciuto siano stati mio padre e mio zio materno. Purtroppo anche mia madre conserva tratti residuali di maschilismo. In un contesto come quello del paesino di provincia si è immersi in una moltitudine di persone che possono fare da cattivo esempio. Cattivi esempi vanno dai coetanei, ai compagni leggermente più grandi, agli adulti che raccontano le avventure dei loro tempi, espressioni che io copio. La solfa è sempre la solita. Nessuno che conosco ha mai diventato qualcuno che io sappia, ma la solfa è sempre la stessa. Le donne bisogna trattarle male. Se vai a fare una passeggiata con una ragazza e non gli metti almeno una mano in mezzo alle mutandine, o sei gay o sei uno spiegato. Un sincero rapporto che escluda il sesso non può esistere. Se esci con una ragazza e lei non vuole fare nulla con te, la devi mandare a quel paese. Purtroppo, in anni bui della mia vita, dopo i 18, in questa retorica ci sono caduto anch'io. Non ci ho mai messo niente di volontario, ma purtroppo, allo stato delle cose, il mio sentire era quello. In quel periodo avevo circa 3 o 4 relazioni l'anno e non mi sono mai fidato con nessuna, non mi sono neanche mai fidanzato con nessuna di loro. Ma questo lo mettevo in chiaro fin dall'inizio. Però alla fine dell'anno, per piacere narcisista di fare i conti su quante ragazze mi ero ripassato, l'ho assecondato. Io ero figo nella mia cerchia. Perché quando un maschio bucca parecchio è un maschio latino, invece quando si parlava di qualche ragazza che cambiava frequentemente parte, era sempre la zoppola. Anche le ragazze mi vedevano figo, perché c'era quel gusto masochistico da parte loro di pensare: io saprei redimerlo. Arrivando al dunque, sono reso protagonista di 3 episodi di violenza, che però sono riuscito a capire solo molto tempo dopo. Una sera costrinsi una ragazza a masturbarmi. Mi sono solo limitato a prenderle la mano e adagiarla sul mio sesso, esortandola ad andare avanti. Era palese che lei non voleva. Ma io me ne sono sbattuto altamente. Per fortuna ho avuto occasione di chiederle scusa qualche anno dopo e lei ha apprezzato il gesto. Un'estate c'era una ragazza che mi faceva il figlio e venivo da un periodo piuttosto difficile. Avevo abbandonato la prima università che avevo scelto e passavo le giornate a litigare con i miei. Di conseguenza subivo il fascino di altre persone. Mi vedevo con un conoscente che mi spingeva ad essere maleducato con le ragazze, perché così facendo avrei sottomesso. La ragazza in questione, dopo 2 mesi in cui la trattavo come uno straccio, si è seccata e mi ha mandato a cagare. Ovviamente ha fatto benissimo. Con lei non ho più avuto occasione di parlare e di chiederle scusa e provo ancora un grave rimorso, a distanza di 11 anni. Un'altra volta dovevo preparare un video per un esame nell'accademia che frequentavo. Coinvolsi una ragazza che faceva recitazione e chiesi di spogliarsi di fronte alla cinepresa. Lei lo fece. Io ho avuto un impeto di desiderio e mi sono lanciato addosso a lei. Mi bloccò, fu persino educata. Io cercai di rimborsare i soldi della benzina, ma lei non mi volle. In quel momento mi accorsi che la stavo trattando con una puttana. Ecco, io credo che in questi 3 casi ho fatto violenza sulle donne.
Pensi che la violenza sia una componente della sessualità maschile più che di quella femminile? La sessualità maschile è anche violenza. Di certo lo è metaforicamente. Per costituzione psicofisica, l'uomo penetra, infila, entra nelle carni e questo gesto implica la violenza. Per quanto possa essere dolce, l'amplesso maschile alla fine diventa violento in sé. Credo di sì, non fosse altro che per ragioni ormonali. Si sa che il testosterone può indurre aggressività e di pura forza fisica. Inoltre va detto che la cultura millenaria dell'uomo prevede da sempre una sorta di sottomissione da parte della donna, il che spiega la difficoltà di noi uomini ad accettare il ribaltamento dei ruoli. Ricordo che rimasi impressionato dalla notizia di quella ragazza che viveva nel meridione e fu violentata e uccisa da un branco. Forse anche io sono un violentatore, ma non ho mai capito come un uomo che sta di fronte a una donna spaventata, atterrita, magari piangente, che sta supplicando per la propria salvaguardia, sicuramente dall'aspetto sconvolto, con gli abiti sgualciti dall'atto predatorio, come un uomo possa avere un'elezione. Faccio fatica a biasimare la sessualità altrui, ma di sicuro nella mia non c'è mai stato spazio per la violenza, nemmeno rappresentata o giocosa, e non mi pare di ricordare una partner con desideri sadomaso, o magari con l'Alzheimer, per il coach. Comunque, molte donne spesso istigano un uomo ad essere violento con loro, anche con il turpiloquio. A me è capitato spesso di avere rapporti sessuali con donne che mi hanno chiesto di schiaffeggiarle o di usare violenza verbale nei loro confronti. E io l'ho fatto solo perché a loro dava piacere. Una donna una volta mi guardò per un attimo stupita e un tantino irritata, quando con una felice intuizione la spinsi facendola cadere sul letto e poi presi a spogliarla con decisione. Non era abituata ad essere trattata così. Francamente, neppure io ero abituato a trattare così le donne. Ma il sesso che ne seguì fu favoloso per entrambi. Può essere. Però, ad esempio, mi piacerebbe dare degli sculacetti sul sedere ogni tanto. Ho incontrato donne che graffiavano e mordevano più di me. E a me piace. Quindi ora ogni tanto lo faccio, anch'io, salvo lamentele. Se per violenza si intende oltre queste cose, allora credo che non sia una componente della sessualità in sé, ma della persona che la sta usando. Una sorta di modo per dominare la situazione, in senso animale o territoriale. Uno schiaffo dato per rabbia da un uomo fa male, ma anche una paura può ferire, anche molto più di uno schiaffo. La violenza psicologica può uccidere più di quella fisica. Naturalmente, anche una donna può commettere violenza su un uomo in maniera sottile, psicologicamente devastante, e in rarissimi casi provocando traumi così profondi da non poter essere rimossi. Ma nel mio immaginario di uomo, la violenza su una donna sono limiti, pugni, gambe aperte con la forza. È un potere osceno che mi fa il prezzo e azzera qualunque mito e citazione. Ma vi è una paura tale che quel mostro potrebbe annidarsi anche dentro di me e trovare un modo per liberarsi un giorno o l'altro. Penso che molte donne non si rendano conto della violenza che possono esercitare loro su noi maschi, con i loro vestiari, atteggiamenti, discorsi provocanti, tutte le donne, non riferimento a quelle violentate. Donne con la provocazione non è corretto giocare in pubblico, riservatela nei vostri partner in camera. Che domanda, certo, ma parlerei di aggressività. L'aggressività, di cui la violenza quadra è solo la forma estrema, è una componente innata di noi maschi, come peraltro l'istinto gregario e gerarchico, la nostra capacità di creare gerarchie instant, ad hoc, per qualsiasi situazione. Quando un maschio nuovo entra in una banda, in pochi istanti tutti capiscono come deve riconfigurarsi naturalmente la costellazione di potere. E l'aggressività la si vede in ogni cosa maschio diretta.
team di marketing, penetrare il mercato, fargli ingoiare un accordo, spaccare il culo alla concorrenza, la killer app. Siamo un po' tutti dei Marines. Breaks in, kill people. Un errore tipico fatto dalle femministe, secondo me, è proiettare nell'ambito sessuale battaglie che dovrebbero riguardare solo l'ambito della convivenza sociale. Se mi piace avere un ruolo dominante nel sesso, se amo sottomettere la mia donna in ambito sessuale, questo non significa per niente che io sia uno che sottomette la donna nella vita di tutti i giorni. Il sesso si svolge in una dimensione altra, come il gioco. Se mi piace giocare con i soldatini, devo quindi concludere che sono un guerrafondaio. Io sono un grande videogiocatore e passo una buona parte del mio tempo libero ammazzando creature digitali. Devo per questo concludere che sono un violento. Sì, credo che la violenza sia un componente più della sessualità maschile che di quella femminile. E la motivazione sta nel modo in cui è sempre stata considerata la donna dalla notte dei tempi fino ai tempi nostri, ovvero essere inferiore da comandare, sottomettere, e sulla quale sfogare le ansie, le preoccupazioni e le perversioni degli uomini. Per fortuna, questo comportamento riguarda sempre meno uomini, ma i fatti di cronaca dimostrano che ci sono ancora molti individui malati. Cosa vuole che pensi? Sono stato insegnante di una ragazzina violentata a 14 anni da un amico del padre. Aveva, e ha tuttora, a 23 anni, forti sofferenze psichiche. Sono stato fidanzato, tanti anni fa, con una ragazzina abusata dal padre quando aveva 7 anni. Aveva, e ha tuttora, che ha 47 anni, forti sofferenze psichiche. Mia moglie ed io abbiamo ospitato in casa per 2 anni di nascosto una signora violentata dal cognato che l'ha perseguita, anche la aveva e ha tuttora, dopo 30 anni, forti sofferenze psichiche. Cosa vuole che io dica? Riconoscere, e prima ancora è necessario.
necessario alzare lo sguardo e ravvisare chi sia dinanzi la reciproca umanità, facendo delle domande a degli sconosciuti, a degli uomini, su di loro, il loro corpo, la loro sessualità. Qualcosa è successo. È nato un libro e una pista. Siamo qui. La manutenzione continua. Possa io smettere di far finta di nulla
e aprire le parti di me che sono stato a lungo addormentato. Posso io apprezzare, rispettare e amare mia madre. Possa la risonanza di quell'amore tradursi nell'amare tutte le donne e ogni creatura di me. Vagina!